Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Dopo che la scorsa collaborazione di questo tipo vi è piaciuta particolarmente, quest'oggi io e Tia siamo tornati con un video simile a quello precedente, ma riguardante la storica prima generazione ed i suoi momenti migliori. Andremo ad analizzare gli eventi più significativi del gioco e dell'anime, nel primo caso su questo canale e nel secondo sul mio. Quindi mi raccomando ragazzi, passate dal canale di Tia per il video analogo sull'anime Pokémon e proviamo a raggiungere 150 like per una futura collaborazione su altre generazioni. Detto ciò, possiamo iniziare. Andare a catturare il Mewtwo era la ciliegina sulla torta dell'intera avventura. La grotta celeste, fin dall'arrivo a Celestopoli, era un pensiero fisso di ogni giocatore che la trovava sbarrata dal solito Mino maledetto, e trovarla sbloccata dopo aver battuto la Lega, dopo aver pensato di aver concluso l'intera storia, fu una piacevole sorpresa per tutti, e la scelta di Game Freak di rimuoverla in oro e argento sinceramente non la capisco. Insomma, tutti abbiamo visto il film dedicato a Mewtwo ed il sogno di catturarlo nel gioco era sicuramente uno dei più frequenti tra i bambini che giocavano a Pokémon rosso e blu, e dopo aver percorso l'intera grotta, trovarselo davanti fu per tutti davvero una gioia immensa. Che poi parliamone, quante Ultra Ball ci siamo giocati con quel coso per poi tirargli quasi con fare sconfitto la Master Ball, sempre se la Master Ball non la si avesse già usata per uno tra Moltres, Zapdos e Articuno ovviamente, in quel caso erano davvero cazzi. Sarà pure vero che questa scena si ripete da 8 generazioni, ma andiamo, sono pur sempre i primissimi starter. Sono Charmander, Squirtle e Bulbasaur, quelli con cui in tantissimi hanno iniziato e che sono tra i Pokémon più conosciuti in assoluto. Questo particolare momento, che ha dato vita ad ogni avventura Pokémon, non poteva non essere inserito in questa classifica. Non solo in realtà perché è storica, ma anche perché l'intera scena è condita dall'estrema ignoranza del professor Oak, che non ricorda il motivo per il quale ha chiamato il nipote. E a proposito di Gary, questo momento coincide anche con la primissima battaglia con uno dei rivali migliori del gioco, e spaccone com'è, la soddisfazione di sconfiggerlo se si prende la pozione dal box è davvero molta. Piccola menzione anche all'ottenimento di Pikachu in Pokémon Giallo, che rispecchia molto lo sviluppo nell'anime e che quindi abbiamo preferito tenere da parte. Ora, non so voi, ma già per raggiungere Zafferanopoli e per dissetare quelle guardie ho dovuto dare letteralmente il gioco ad un mio amico che mi sbloccasse la città, ma cavolo, quanto è fantasticamente bastarda la Sylph! A mio parere uno dei rifugi più belli dei giochi Pokémon, sviluppandosi su 10 fottutissimi piani con dei sistemi di teletrasporto dei quali ancora oggi non capisco la sequenza. Oltre al posto, anche l'ambiente, che ricorda vagamente una sorta di attacco terroristico, è ben studiato e la team è forse una delle migliori di questa generazione. Inoltre, sempre durante la quest del Team Rocket, sarà possibile sconfiggere Giovanni, il temutissimo boss del Team Rocket, ed il rivale, oltre ad ottenere l'agoniata Master Ball, ma soprattutto ragazzi, Lapras. Quel Pokémon lo volevamo tutti, maledizione, ed era ottenerlo in quella circostanza che fu davvero una piacevole sorpresa per tutti. Sì, ecco, magari sarebbe stato carino non darlo a livello 25, avendo un team pressoché completo con il doppio dei livelli, però non si può volere tutto, insomma. Rimanendo in tema Team Rocket, al secondo posto abbiamo l'ottava palestra, ossia quella di Smeraldopoli, che, contro l'aspettativa di chiunque stesse giocando a quei titoli per la prima volta, è occupata da niente po' di meno che Giovanni, il capo dell'associazione malvagia. Veramente, uno dei pochi plot twist della generazione videoludica che ha fatto letteralmente saltare sulla sedia ogni giocatore di Pokémon. L'idea di mettere a capo dell'ultima palestra un criminale come Giovanni è stata davvero fantastica, sottolineando velatamente il fatto che molto spesso la criminalità ha sedi anche in quelle istituzioni considerate per certi versi il suo opposto. Proprio per questo c'è chi dice che Giovanni, il quale anche nelle versioni inglesi possiede questo nome molto italiano, e la sua storia siano ispirati alla mafia italiana, della quale siamo ben a conoscenza. Dulcis in fundo, anche il solo vedere quella palestra aperta è stato un momento di gioia, dato che ad inizio gioco un po' tutti ci siamo trovati quantomeno tristi nel trovarla chiusa. Non c'è storia, questo momento del gioco è pura leggenda. Dopo aver sconfitto per l'intera durata del viaggio il nostro rivale e dopo che quest'ultimo ci aveva schernito continuamente dopo ogni battaglia, trovarcelo nella sala del campione non è stato per nulla bello, va ammesso, ma la soddisfazione poi di ribaltarlo e di fregargli il titolo forse fa valer la pena dello stupore iniziale.
Più che la battaglia in sé, però, è interessante il momento di introspezione che Gary ha dopo la sconfitta, chiedendosi cosa ha sbagliato e rammaricandosi del suo perduto titolo. Poi ovviamente Hawk gli molla la ramanzina da bravo nonno girando il coltello nella piaga, che sotto sotto ha fatto godere un po' tutti quanti. Peccato che poi in Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia, nel Settipelago, Gary rimanga il solito cazzone arrogante insopportabile, dimostrando di non aver recepito una singola parola dell'omelia di Hawk. Però vabbè, ormai di rivali ne abbiamo visti e sappiamo come gira la cosa in sostanza. Ed infine ragazzi, la sala d'onore, un luogo sempre mitico con quel silenzio quasi tombale e sacro. Hawk che ci accompagna e che ci nomina solennemente campioni, insomma, tutto ciò ha un mitico fascino che rende questo momento il più bello della prima generazione videoludica. In posizione bonus troviamo il glitch di Mew. Ovviamente si trova in questa posizione perché tecnicamente non fa parte del gioco, o almeno non avrebbe dovuto farne parte. Sta di fatto che questo Pokémon era più che una leggenda, era letteralmente un mito. Alcuni lo trovavano per miracolo e non sapevano spiegarne il motivo, altri invece rosicavano male. Insomma, penso sia proprio da qui che sono nate le molteplici leggende metropolitane su questo Pokémon, ed in generale sulla prima generazione. In ogni caso, trovarselo di fronte deve essere stato letteralmente uno shock per quei pochi fortunati. In pratica è come se adesso uno di voi trovasse in Pokémon Sole e Luna un Pokémon mai visto e solo accennato in alcune leggende, tipo Luxor. Penso che tutti cominceremo ad impazzire e sbraitare frasi senza alcun senso a causa della gioia e dello stupore. E sarebbe qualcosa da provare davvero sulla propria pelle. Su questo non c'è dubbio. Bene ragazzi, il video può dichiararsi concluso, noi speriamo che vi sia piaciuto, se è così vi invitiamo a lasciare un bel mi piace, un commento qui sotto con la vostra top e un'iscrizione ad entrambi i canali. Mi raccomando, è fondamentale, passate dal canale di Tia per guardare il video riguardante l'anime e passate anche dai social, in particolare da Telegram, dove potrete parlare con entrambi, sia con me che con Tia, di varie questioni, dai Pokémon a qualsiasi altra roba. In sostanza, premete la campanella al mio canale, a quello di Tia, per ricevere sempre le notifiche. E noi ci becchiamo in un prossimo video.